Buonasera dalla redazione TGT, entra pochissimo il nostro telegiornale edizione 19.30, dopo i titoli parleremo di case popolari realizzate negli anni 80, poi 80 poi sono state anche ristrutturate qualche anno fa con una ingente spesa, eppure sono ancora disabitate, c'è tanta gente senza una prima abitazione. La pagina del lavoro con le proteste che vanno da Sant'Onofrio, la ditta Aerocoop, fino a Rende con la IRTE, tutte difficoltà per i lavoratori, alcuni in cassa integrazione. Parleremo poi della cronaca, l'operazione Regio Nord, 13 fermi eseguiti nel Reggino, appunto dalla denominazione, controllavano la parte nord di Reggio Calabria, e anche di Oliverio, il presidente della provincia di Cosenza, che dice no all'accorpamento dei piccoli tribunali previsto dal ministro della giustizia Nitto Palma. Questo e altro, parleremo anche del caso di Rina Pennetti a 2 anni dalla scomparsa. Dopo i titoli, vi aspetto. 25 alloggi popolari realizzati negli anni 80 ad Acri e mai assegnati, immobili saccheggiati e danneggiati dai vandali. Lo scorso anno sono stati effettuati lavori di recupero costati 300.000 euro. Sono saliti sul campanile minacciando di lanciarsi nel vuoto. 3 lavoratori di Eurocoop di Sant'Onofrio licenziati dall'azienda, 10 famiglie senza lavoro. I locali di 'Ndrangheta consorziati per la gestione degli affari a Reggio, 13 fermi eseguiti, sono accusati di aver favorito la latitanza di Condello, sequestrati beni per 9 milioni, inchiesta firmata dal PM Lombardo. Il presidente della provincia di Cosenza, Oliverio, scrive al presidente della Camera Gianfranco Fini, Montecitorio intervenga per sospendere il progetto di accorpamento dei piccoli tribunali voluto dal ministro Nitto Palma. Esattamente 2 anni fa spariva Rina Pennetti, un mistero il caso della giovane di Spezzano della Sila. La sorella lancia un nuovo appello, Rina non era a Rende quel giorno. Ancora buonasera, dunque l'ennesimo schiaffo alla miseria a chi non ha un'abitazione, 25 appartamenti mai assegnati, 4 complessi residenziali abbandonati al degrado in una frazione di montagna del comune di Acri. Sono stati costruiti negli anni 80 all'Istituto Autonomo Case Popolari, immobili depredati di tutto, l'ennesimo monumento allo spreco in una regione che non può permettersi di spendere inutilmente centinaia di migliaia di euro, soprattutto quando tantissime famiglie non riescono a permettersi un'abitazione dignitosa. Ce ne parla Carmelo Vida, sentiamo. 4 complessi residenziali costruiti su 2 livelli, 25 alloggi popolari e un bel parcheggio con un posto auto per ciascuna unità abitativa. Le colline di San Martino e la Mucone dominano Acri, un vero spettacolo l'azzurro del cielo e il verde dei boschi della Sila. Gli edifici che vedete sono stati realizzati 30 anni fa dall'Istituto Autonomo Case Popolari, ma non sono mai stati assegnati. Dovevano essere case modello, oggi rappresentano solo l'ennesimo monumento agli sprechi. In questi anni sono state occupate abusivamente da sbandati e poi anche saccheggiate, spogliate di tutto, centinaia di milioni di lire gettati al vento. Le immagini che vedete sono andate in onda alle nostre TG nel 2005, testimoniano lo stato di degrado e di abbandono in cui allora versava il complesso. Oggi è impossibile entrare, anche se sono evidenti segni di presenze non autorizzate nell'intera area. Per anni nulla è accaduto, nulla si è fatto. Poi nel 2009 il miracolo, la Regione Calabria ha autorizzato la TERP di Cosenza, stanziando un finanziamento di 435.000 euro ad intervenire sulle abitazioni. L'anno successivo è stata effettuata una regolare procedura di gara, gestita dalla stazione unica appaltante. Una cinquantina le imprese partecipanti ad aggiudicarsi l'opera di recupero e manutenzione straordinaria delle palazzine per 333.000 euro è stata una ditta di Santa Sofia De Piro. Rinnovata la copertura dei 4 complessi come parte della struttura muraria, eppure una bella mano di bianco ai box dei posti auto all'aperto. Peccato per l'erba alta 4 metri e anche per le evidenti tracce di umidità che incorniciano finestre e balconi. E allora una domanda, anzi due, sorgono spontanee. Perché dopo 30 anni queste case non sono state ancora assegnate a chi ne avrebbe avuto diritto, oltre che bisogno? E soprattutto, com'è possibile che 25 alloggi popolari siano stati costruiti nel cuore della montagna, a 12 km di distanza dal centro abitato? Eh sì, perché da qui, Acri, viste le distanze, si può ammirare solo con un potente binocolo, per non parlare poi della strada, 20 minuti di curve per un tracciato irto di difficoltà, degno dei migliori circuiti internazionali di rally.
La pagina del lavoro adesso, dicevamo, è scaduto il contratto per 10 dipendenti di Eurocoop di Sant'Onofrio nel Vibonese, lavoratori che in questi ultimi anni sono passati da un contratto a tempo determinato all'altro, sono esasperati, naturalmente chiedono certezze per il loro futuro. Tra di loro, per protesta, sono saliti sul campanile della chiesa, sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il sindaco di Sant'Onofrio, che però dice che il comune è senza soldi, non può fare nulla. Vediamo. Dobbiamo fare una protesta visto che nessuno ci sta dando una mano d'aiuto. Tutti che ci prendono in giro dall'inizio di quando è cominciata questa vicenda, hanno fatto promesse e promesse, ma poi invece ci hanno lasciato in mezzo allo Stato, con figli, famiglie e tutto. Se no la facciamo finita e ci buttiamo di qua. Quando il lavoro non c'è, o peggio, viene a mancare, in un periodo come questo è facile lasciarsi andare alla disperazione. In preda all'angoscia, preoccupati per il futuro loro e delle famiglie da mantenere, un gruppo di lavoratori della Eurocoop, tutti di Sant'Onofrio, che un mese fa hanno ricevuto la lettera di licenziamento, dopo averle tentate tutte per guadagnarsi prospettive future, hanno scelto la strada del gesto estremo. Sono entrati in chiesa, sono saliti sulla pericolante, scricchiolante scala che conduce al campanile e lì si sono sistemati per mostrare a tutti il loro dramma. Cosa sta succedendo? Succedendo che noi siamo stati licenziati dalla ditta Eurocoop di Vibonensia perché avevamo un contratto a termine che scadeva il 16 settembre. Ma la storia non comincia qua, perché noi eravamo lavoratori dell'Eurocoop già 2 anni fa e quando sono venuti i commissari prefettizi hanno internalizzato il lavoro e ci hanno mandato a casa 10 padri di famiglia allo sbaraglio. Abbiamo avuto un piccolo sussidio dall'INPS, però poi ci siamo trovati in mezzo a una strada. Abbiamo fatto varie riunioni in prefettura, però non è valso a nulla, perché adesso ci troviamo qua in mezzo a una strada. Scattato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri di vigile del fuoco che hanno sistemato quanto possibile per scongiurare che la disperazione si trasformi in dramma. Con loro anche il sindaco, che testimonia l'imbarazzo per l'impotenza dell'amministrazione comunale dinanzi a questa situazione. Io capisco la situazione in cui questi lavoratori si trovano. A me piange il cuore non poter dare risposta, però purtroppo non dipende da me. Il comune non è un fate bene fratelli. Io avessi la possibilità li assumerei tutti e non solo loro, perché sono tanti i cittadini di Sant'Onofrio senza lavoro. È una situazione che io mi sono trovata e purtroppo la situazione economica e finanziaria del comune non può venire incontro a questo tipo di problemi. Mi sono mosso con chi di dovere, vedere di poter sistemare la situazione. I primi mesi hanno lavorato, ora purtroppo si ritrovano licenziati di nuovo. Aspettiamo a vedere, sperando che qualcosa cambi. Da Sant'Onofrio a Rende, stesse preoccupazioni, stesso dramma per i dipendenti della IRTE, una società che si è vista diminuire le commesse e dal 1 ottobre 35 dei 90 lavoratori sono in cassa integrazione. Questa mattina c'è stato un sit-in di protesta per noi. Emilia Canonaco, sentiamo. Quando arriviamo nella sede della IRTE, gli operai sono appena tornati dal sit-in inscenato davanti la Telecom. Sono andati lì a denunciare che la ditta dalla quale ricevono i lavori in subappalto, vale a dire la CEIT, da qualche mese a questa parte ha ridotto le commesse del 60%. La IRTE è nata 10 anni fa, dà lavoro a 91 persone, per molte di loro dal 1 ottobre è partita la cassa integrazione. 40 persone che non possono andare a lavorare perché non c'è il lavoro. Ma cos'è successo tra la IRTE e la CEIT che subappalta i lavori per conto di Telecom? Perché il rapporto si è incrinato fino a giungere alla situazione attuale? Avete avanzato delle richieste particolari? Quasi loro ci controllano come dobbiamo andare a lavorare, dove andare a lavorare, quindi ci penalizzano la nostra produzione. Ci fanno spostare a fare dei lavori da un paese all'altro una persona, quindi in una giornata si capisce bene che produttività può portare all'azienda. E anche per alcune discussioni a livello finanziario. I mezzi della IRTE adesso sono fermi in deposito. I nostri operai che vanno in giro vedono che loro sono senza lavoro, invece quelle lavorazioni che dovevamo fare noi le stanno facendo altre ditte che non sono sicuramente qualificate con Telecom. La Telecom era informata di questa situazione? No, stamattina siamo stati sotto la Telecom e il dirigente della Telecom di Cosenza ci ha detto che ha preso atto perché non erano informati e che si sentono responsabili, corresponsabili in quanto loro sono quelli che hanno dato il contratto e che verificheranno queste nostre denunce.
E ancora per la pagina del lavoro, 13 dipendenti dell'ente Fiera di Cosenza che da 14 mesi non percepiscono lo stipendio rivolgono un altro appello al Presidente della Giunta regionale affinché sia individuata al più presto una soluzione che possa consentire poi di superare questa fase di stallo. 13 famiglie che non ce la fanno più ad andare avanti, sindacati e lavoratori chiedono alla Regione un incontro urgente. Quale sarà, chiedono, il futuro dell'ente Fiera di Cosenza e dei suoi dipendenti? Ad oggi nessuna risposta è purtroppo arrivata. E adesso la cronaca, sono 13 fermati nell'operazione Reggio Nord condotta contro le cosche che operano la parte nord di Reggio Calabria. Ricercato ancora il boss Domenico Condello, nel corso dell'operazione sequestrati anche beni per 9 milioni di euro. I nostri servizi. Sono 13 le persone fermate nell'ambito dell'operazione Reggio Nord, eseguita dai carabinieri su disposizione della DDA di Reggio Calabria. Una 14ª ordinanza riguarda il boss Domenico Condello, 55 anni, inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi, che resta ricercato. Tre delle persone coinvolte nell'operazione erano già detenute. I fermati, tra i quali ci sono anche imprenditori appartenenti notoriamente ad alcune logge massoniche, sono accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso ed intestazione fittizia di beni e sono ritenuti affiliati alle cosche dell'Andrangheta dei Condello, Tegano, Libri, Garonfolo e Zito Bertuca. Si tratta di gruppi criminali che gestiscono le loro attività illecite nell'area nord di Reggio Calabria e nei comuni di Campo Calabro e Villa San Giovanni. Con l'operazione di questa mattina è stata disarticolata la struttura di favoreggiamento dell'latitante Condello Domenico e è stata individuata la struttura economica dell'organizzazione, per cui l'indagine stessa ha contribuito a indebolire l'organizzazione della quale Condello Domenico oggi è capo. Con il provvedimento emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria abbiamo anche proceduto al sequestro di beni immobili, di società, di attività d'impresa nel settore della ristorazione e dell'edilizia per un valore complessivo di 9 milioni di euro. Le indagini hanno dimostrato l'unitarietà dell'Andrangheta e il potere di Domenico Condello, condannato all'ergastolo per omicidio, associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e rapina, latitante dal 1993. E il cugino di Pasquale Condello, detto il Supremo, uno dei capi storici dell'Andrangheta, arrestato nel 2008 dopo 11 anni di latitanza. Si fa notare che il titolare di questa inchiesta è Giuseppe Lombardo, il PM della DDA, destinatario dell'intimidazione compiuta martedì scorso a Reggio Calabria, quando un ordigno a basso potenziale fu fatto trovare in un parcheggio poco distante dalla procura con accanto una sua foto, ma si esclude che ci siano collegamenti con questa operazione. Che ci sia un collegamento con questa indagine mi pare da escludere, l'indagine dei carabinieri era stata completata qualche settimana fa, i fermi erano programmati per oggi e oggi sono stati eseguiti. Questo invece dimostra, secondo me, una cosa diversa, quello che ho detto l'altro giorno, che noi, sia tutti i singoli sostituti, a cominciare dal dottor Lombardo, sia gli aggiunti, sia il procuratore, continuiamo a lavorare secondo i nostri programmi, cercando di raggiungere risultati di giustizia nell'interesse della Calabria. Resta uccel di bosco Domenico Condello, inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi e la cui rete di fiancheggiatori è stata disarticolata stamani dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione Reggio Nord. Imprendibile dunque il boss ricercato a livello internazionale dal 1993 e che secondo gli inquirenti dalla latitanza gestirebbe, grazie alla intermediazione del cognato Bruno Tegano, la consorteria, una delle più potenti dell'Andrangheta regionale. Protagonista della prima e seconda guerra di mafia che ha visto contrapporsi Condello e Merti Serraino, Aide Stefano, Libri Tegano e che oggi invece, come acclarato dalle recenti inchieste, tra cui Meta, non solo hanno sancito una pax mafiosa che a quanto pare resiste, ma hanno costituito una sorta di cartello o comunque delle tacite alleanze per gestire meglio gli affari illeciti, dal narcotraffico alle estorsioni, dall'usura al riciclaggio all'infiltrazione negli appalti pubblici. Un potere condizionante e pervasivo nonostante i vertici siano stati decapitati. In carcere, oltre a Pasquale Condello, ricordiamo, sono finiti negli ultimi anni decine e decine di boss, tra cui Giovanni Tegano, il padrino di Archi, e Giuseppe De Stefano, l'erede della storica famiglia mafiosa Regina. Potere favorito anche dalle collusioni e dalle complicità di cui godono i sodalizi e che costituiscono quella sorta di zona grigia in cui convergono anche settori deviati della politica, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale.
Nell'operazione di oggi, infatti, sono stati emessi provvedimenti di fermo e di sequestro di beni nei confronti di due imprenditori molto noti in città, che secondo gli inquirenti erano l'interfaccia della cosca Condello e dei suoi alleati, reinvestivano i proventi illeciti in attività legali e garantivano l'intestazione fittizia dei beni mafiosi, contribuendo così al controllo occulto dell'andrangheta di ampi settori dell'economia locale. L'aggressione ai patrimoni dei boss si conferma ancora una volta una delle strategie fondamentali adottate dalla DDA Regina per indebolire le organizzazioni criminali. Ora gli esiti delle indagini, soprattutto alcuni elementi emersi dalle intercettazioni per quanto attiene la parte finanziaria e patrimoniale, saranno trasferiti alla Guardia di Finanza per ulteriori approfondimenti. Gli inquirenti pensano che sia più vasta la rete di complicità imprenditoriali di cui godeva il cartello dei Condello. Due anni di mistero, due anni di attesa, di speranza da parte dei familiari di Rina Pennetti, la donna di Spezzano Albanese scomparsa esattamente 24 mesi fa. C'è qualcuno che dice che Rina è morta, è il criminologo Francesco Bruno, è molto probabile che la donna sia morta secondo il criminologo, ma la procura di Cosenza sta indagando, sta continuando a cercarla e allora proprio a loro i familiari si rivolgono. Sentiamo Saba Baldino. È uscita da casa sua esattamente il mattino di due anni fa Marina Pennetti a Spezzano della Sila, non è mai tornata. Oggi per la sorella Alba e per Sonia, una delle nipoti, non è un giorno qualunque. Il mistero è fitto attorno alla scomparsa della giovane donna, un tormento per i familiari che non si stancano di cercare verità. Io innanzitutto vorrei sapere se Rina veramente è stata a Rende quella mattina, perché il punto in cui era Rina, molto visibile, molto trafficato, qualcuno avrebbe dovuto vedere questa ragazza in macchina. E io è proprio a queste persone che mi rivolgo, anche in forma anonima, se hanno visto mia sorella in quella macchina, se l'hanno vista camminare, perché non è possibile che sia sparita così. Qualcuno l'ha vista, quindi io vorrei sapere se veramente arrende, perché io ce l'ho questo dubbio. Io penso che mia sorella arrende non ci sia mai arrivata. Rina è viva o è morta? Per il criminologo Francesco Bruno, che ha svolto indagini per conto della famiglia, la 33enne sarebbe morta. Una sensitiva, Rosemary Laborragine, sostiene esattamente il contrario. La giovane donna sarebbe viva, gli investigatori sono al lavoro. Finora però ad ogni segnalazione è seguita una delusione. Da qui l'appello di Alba Pennetti agli inquirenti. Io chiedo comunque che non abbandonino mai questa vicenda. Comunque dobbiamo arrivare a una verità. Qualunque essa sia, purtroppo, arrivata a questo punto, io spero sempre che lei sia viva. Il caso è aperto, ci ha confermato il procuratore capo del Tribunale Bruzio, il dottor Dario Granieri, assicurando che l'attenzione è massima. Lo stesso procuratore si è detto pronto ad ascoltare chiunque possa fornire dettagli per fare chiarezza su una vicenda controversa e drammatica. La sensibilità del procuratore, la forza di Alba che da 24 mesi spera, la storia sospesa di una donna fragile, così veniva descritta Rina Pennetti, che al momento sembra essere sparita nel nulla. Occupiamoci adesso della questione della soppressione dei cosiddetti tribunali di periferia, finita sul tavolo del presidente della Camera Gianfranco Fini. È stato il presidente della provincia di Cosenza Mario Oliverio a scrivere a Fini evidenziando le problematiche derivanti da un'eventuale soppressione e accorpamento di alcuni tribunali minori. La lettera di Oliverio, fa sapere Gianfranco Fini, è stata trasmessa alla competente commissione parlamentare. Sentiamo. Adesso la questione della soppressione dei cosiddetti tribunali di periferia capitati sotto la scure del ministro della giustizia è finita sul tavolo del presidente della Camera Gianfranco Fini. A smuovere le acque ci ha pensato il presidente della provincia di Cosenza Mario Oliverio, per il quale il percorso in itinere, se attuato, penalizzerebbe e non poco il territorio della vasta e complessa provincia Abruzia. Fini, dal canto suo, nel prendere atto della missiva di Oliverio, ha preso del tempo per analizzare la questione, facendo sapere di aver preso visione delle problematiche sollevate e anticipando che sarà sua cura seguire l'iter del provvedimento. I tribunali che si vorrebbero chiudere, aveva scritto Oliverio, costituiscono dei presidi territorialmente ben definiti che rispondono ad esigenze geografiche di riferimento con adeguato carico di lavoro. La loro soppressione inciderebbe negativamente sulla tutela giurisdizionale dei residenti, peraltro costretti diversamente a dover sopportare ulteriori rilevanti disagi sia sotto l'aspetto logistico che economico,
tenuto conto del vasto territorio della provincia di Cosenza. Come andrà a finire? I tribunali saranno davvero soppressi o accorpati? La mobilitazione nelle sedi interessate prosegue e intanto Fini fa sapere che la lettera scritta da Oliverio è stata trasmessa alla competente commissione parlamentare affinché i deputati possano prenderne visione e determinarsi di conseguenza. Mi fa piacere per l'esito positivo dell'inchiesta giudiziaria che aveva visto suo malgrado coinvolto l'onorevole Galati. Il sindaco Occhiuto commenta così l'archiviazione delle accuse nei confronti del parlamentare del PDL, il cui nome da qualche giorno non compare più nell'indagine della Procura di Crotone, chiamata Energopoli. Cambiamo argomento, parliamo di università. Il corso di studi in giurisprudenza all'Unical non è a rischio soppressione, lo hanno chiarito i vertici dell'Ateneo di Arcavacata dopo le proteste degli studenti per il mancato avvio di alcuni corsi di laurea della Facoltà di Economia, il cui inizio era previsto per il 3 ottobre scorso. I corsi saranno attivati nei prossimi giorni, tra cui quello di diritto penale, la più grande preoccupazione per gli studenti. Un contrattempo, il mancato avvio dei corsi, che sarebbe da attribuire all'attuale crisi finanziaria, alla riforma Gelmini, che ha comportato il taglio di diversi insegnamenti e costretto gli Atenei ad una riorganizzazione generale. Preoccupazione era stata espressa dagli studenti, in quanto se i corsi fossero stati attivati tutti nel secondo semestre avrebbero creato un eccessivo carico di lavoro. Andiamo ad Altomonte, il Comune ha voluto consegnare 5 riconoscimenti ad altrettanti carabinieri che si sono molto impegnati sul fronte della lotta all'usura. Vediamo. La lotta all'usura viene premiata. Il Comune di Altomonte ha voluto consegnare un encomio solenne a 5 carabinieri che si sono molto impegnati su questo fronte nel territorio della Valle dell'Esaro e del Pollino. La collettività dice grazie ad un gruppo di militi dell'Arma che hanno fatto importanti operazioni sul territorio, particolarmente per la repressione di un fenomeno odioso come quello dell'usura. Per noi è importante dare un segnale su questo argomento perché è un reato che offende profondamente la società. E soprattutto un reato nell'ambito del quale le persone che sono vittime hanno bisogno di essere incoraggiate alla denuncia. Ed è soprattutto per questo che abbiamo voluto dare un segnale a colui il quale comanda la compagnia dei carabinieri di Castrovilla e che poi coordina le indagini sul territorio altomontese e sul comprensorio, perché riteniamo che abbiano fatto bene e che stiano portando avanti da un certo periodo di tempo un'insistita azione contro questo tipo di reato. I riconoscimenti sono andati al capitano Sabato Santorelli, al maresciallo capo Alessandro Italiano, al vicebrigadiere Giuseppe Di Colandrea, al carabiniere scelto Ciro Vitiello e al carabiniere Michele Coscia. Molto soddisfatto il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Francesco Ferace. Castrovillari, Altomonte e tutto questo comprensorio ha voluto suggellare risultati operativi importanti ottenuti dai carabinieri della compagnia con un gesto molto significativo e anche molto apprezzato da parte mia. Anche quest'anno il Comune di Cosenza ha offerto la possibilità a numerosi anziani di trascorrere un periodo alle terme di Guardia Piemontese. Vediamo il servizio. Sta per concludersi una bella iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Cosenza ed in particolare dall'assessorato alla solidarietà e coesione sociale. Per 13 giorni due gruppi di anziani hanno soggiornato in due delle località termali più accreditate d'Italia, Chianciano e Guardia Piemontese. Gli anziani che sono partiti per Guardia Piemontese sono più di 100 e gli anziani invece che sono partiti per Chianciano erano poco meno di 50. Oggi io sono venuta a dare l'arrivederci innanzitutto alla struttura che è stata veramente molto ospitale e secondariamente agli anziani che insomma per noi sono veramente un fiore all'occhiello, perché come ha detto il presidente Napolitano in questi giorni in occasione della festa dei nonni, gli anziani rappresentano un patrimonio inestimabile di saggezza per tutti noi e quindi anche per l'amministrazione comunale. Accogliendo la quasi totalità delle domande pervenute, l'assessorato alla solidarietà ha recepito l'orientamento del sindaco Mario Occhiuto, che ha voluto garantire la più larga partecipazione degli anziani della città all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. Gli anziani durante il soggiorno nelle località termali hanno goduto di momenti di socialità, ottima accoglienza e della bontà delle acque sulfuree. Io mi sono trovata veramente molto ma molto bene. Molti ringraziamenti da parte mia di tutta la gente che mi ha accompagnato pure. Ah, signor Mario Occhiuto che ce l'ho nel cuore. Il pranzo stupendo,
proprio ci fanno ingrassare, ci accontentano su tutto e se non ci piace una cosa ce la ricambiano, favoloso, grazie a tutti. Io sono cresciuta con i nonni, in un momento storico così particolare in cui c'è una grande crisi di valori tra i giovani, penso che l'unica risorsa siano veramente le persone anziane e i nonni che ci possono veramente dare degli esempi di vita insostituibili. E adesso le previsioni del tempo, vediamo. Il TG finisce qui, ci vediamo alle 22:30 per l'ultima edizione in diretta. Arrivederci e buona serata.